Questa mattina nella sala degli specchi del Palazzo Ducale a Massa si è aperta un'importante mostra riguardante il problema dell'AIDS. La mostra si chiama Le peste parallele ed è stata organizzata dal Comitato Spazio Giovani di Massa ed è curato dal signor Massimo Luciano Consoli, giornalista e scrittore, collaboratore con il quotidiano Il Manifesto e direttore del mensile Roma Gay News. Signor Consoli, siamo qui accanto, buonasera. Buonasera. Io ho una visione internazionale perché da noi arrivano continuamente i comunicati del Centro per il controllo delle malattie infettive di Atalanta, nella Georgia, il famoso CDC. Arrivano il Ministero della Sanità italiano, arrivano i dati francesi, i dati tedeschi, i dati di alcuni paesi centroafricani. E quando tu questa mattina mi hai parlato dei dati, ti ricordi che io dico, ma 300, quanti erano? 320? Sì, 320, 312, 312. Io ho preso subito la penna, ho fatto una divisione, dico tanti abitanti, tante, e veniva quanto veniva? L'1 per mille. L'1 Sì. per mille è una cifra considerevole, insomma, ma qui le autorità non se ne accorgono. L'1 per mille, cioè una persona su mille ha i sintomi di una malattia che è mortale, che è gravissima e che ce l'ha o in fase conclamata o che sta per manifestarsi o è sieropositiva, una persona sieropositiva, cioè alberga nel proprio organismo il virus dell'HIV, che è il virus che notoriamente causa l'AIDS. Ma ritorniamo al fatto che l'1 per 1000 è una cifra spaventosa. Vorrei appunto fare una domanda, signor Consoli, ma la situazione che stiamo vivendo noi a Massa, di cui lei è venuto da poca conoscenza, è una situazione che si ritrova anche in altri luoghi d'Italia, oppure siamo un caso particolare? Mi sembra che, chiedo scusa, mi sembra che avevo implicitamente risposto dicendo che ero rimasto meravigliato di vedere una cifra del genere. Non conosco nei particolari le cifre di tutte le province italiane, però calcoliamo che in Italia i dati riportati proprio in questi giorni, ultimamente sono 8.600-8.700, cioè non arrivano ancora ai 9.000. Nonostante non si arrivi a 9.000, poi l'Italia è il settimo paese al mondo per casi di AIDS. Ecco, alla mostra c'è anche una cartella piena di materiali italiani dove ci stanno almeno 4 o 5 formulari che si riempiono quando uno va a fare il test anti-HIV, cioè il test per individuare il virus dell'AIDS. Sono delle cartelle piuttosto lunghe dove c'è praticamente tutto, questo modo e quell'altro. Se uno se ne va a guardare, allora capisce come avviene la compilazione di questi dati, perché sono anonime, non è che c'è nome e cognome, però c'è il sesso, l'età, che tipo di comportamenti sessuali, se uno si inietta droghe, quante volte si inietta droghe, che tipo di droghe, come se le inietta, se in gruppo, privatamente, quante volte a settimana. Dalla compilazione e elaborazione di questi dati poi si tira fuori il risultato. Adesso noi sappiamo che il CDC per esempio non parla più di categoria a rischio, è una definizione obsoleta, è una definizione che non ha più senso. Categoria a rischio, per quale motivo un omosessuale? Per il fatto che sia, per il fatto stesso di essere omosessuale, Ecco, è considerato categoria di rischio. muore per infezione. No, è il comportamento che assume in determinate circostanze che può essere pericoloso. Abbiamo appuntamento a domani per le 17 nella sala attigua, la sala degli specchi dove è allestita la mostra, per parlare meglio, anche in modo ancora magari più approfondito, fare anche con l'intervento del pubblico, Senz'altro. se sarà Perciò siete tutti necessario. invitati. Ma si può sapere che cavolo di mestiere fate? Deve andare all'ospedale.